Sì, dopo i recenti sviluppi con l'assoluzione della Valle, del processo per il doping, del ritorno di Matarrese, lei pensa che finalmente si è arrivati a quel calcio pulito che tutti anelavano oppure ritiene come noi che sia stata tutta una strumentalizzazione, una puntatura? Ritengo come voi che ci sia stato molto di sbagliato nell'uscita dallo scandalo, cioè io ritengo che lo scandalo ci sia stato uno scandalo grave, ritengo che però tutti i procedimenti sportivi e le sentenze che si sono susseguite sono state così diverse l'una dall'altra da rasentare in certi casi il grottesco anzi è stato raggiunto con gli ultimi arbitrati che ribaltano alcune convenzioni che erano maturate in 2 gradi, almeno 2 gradi di processo sportivo. Credo che alla fine abbia pagato soltanto in modo così clamoroso una squadra sola che è la Direttore, un Juventus, attimo, le facciamo fare subito la no, non domanda. soltanto, nel senso che anche Fiorentina e Milan probabilmente avrebbero avuto una stagione molto diversa senza le penalizzazioni, però comunque Fiorentina e Milan sono stati responsabili, come di più no, ma quasi come, o forse in certi casi come la Juventus, invece se la sono cavata. Ma soprattutto quello che ritengo è che usciamo male da quella che doveva essere la stagione delle riforme, cioè non c'è stato nessun tipo di rinnovamento vero del calcio italiano. Doveva essere uno tsunami che spazzava via tutte le vecchie facce. In realtà, tranne Moggi e Giraudo, ci sono ancora tutti uguali come prima e ho solo paura che prima o poi rispunti anche Carraro, insomma, non lo escluderei perché purtroppo una cosa santa come gli europei 2012 potrebbero portare con sé questa iattura di Carrara. Comunque abbiamo un presidente di Federcalcio che è stato vice di tutti negli ultimi 20 anni, che ha passato tutte le stagioni. Abbiamo un presidente di Lega che ritorna dopo qualche anno di oblio da dove era venuto, quindi non lo so, ecco, da questo punto di vista devo dire che sono un po' deluso Direttore. anche dal comportamento dei nuovi dirigenti della Juventus, che sì, forse per necessità, però hanno appoggiato questi uomini che non ci porteranno da nessuna parte.